Una delle cose più importanti che forse mi porto da questa esperienza è stata la capacità e l'occasione di mettersi in discussione. Riuscire a imparare o provare a imparare a insegnare qualcosa, a fare didattica, sicuramente è qualcosa che rimane poi come bagaglio. Come competenze sicuramente è bello avere sempre un contatto con i ragazzi, con gli studenti ed è un qualcosa che ti fa rimanere sempre connesso con il mondo degli studenti, dello studio e capisci anche un po' alcuni trend che ci sono tra i giovani nell'università. Sicuramente maggiori capacità organizzative anche a livello di tempo, perché dovevamo riuscire a concentrare tutto il programma, tutti i dubbi, tutte le parti più ostiche, quindi sicuramente maggiori capacità organizzative. Nel mio caso mi porto a casa sicuramente l'aver conosciuto una persona con cui quotidianamente continuo a sentirmi anche per essere di supporto ad altre discipline, che non erano le due che ho seguito. Io sono molto timida, quindi non mi aspettavo di ottenere risultati sia dal punto di vista accademico ma anche umano. Diverso dal solito, perché non puoi dire che è proprio alla pari amici, perché c'è un rispetto e una responsabilità reciproca diversa rispetto a quello a cui si è abituati. La cosa molto bella è stata vederli motivati, interessati e ho visto diversi studenti e diversi gruppi proporre delle soluzioni che noi stessi non avevamo preventivamente immaginato. La soddisfazione è quella degli studenti ed è ancora più bello, la soddisfazione più grande è quando si cerca di alzare un pochino l'asticella del livello di difficoltà e vedere che gli studenti comunque ci arrivano, accettano quella sfida e la superano. Sono riuscita comunque a rompere le mie barriere, le mie insicurezze per andare a creare qualcosa che secondo me è qualcosa di bello. E anche la mia autostima comunque è salita parecchio.